Allora, brevemente, innanzitutto un grazie per l'iniziativa che parte dal contrario, invece di somministrare si apre alle somministrazioni, e quindi l'intervento di Luisa Bocchietto e gli altri interventi sono serviti per l'avvio di una raccolta anche di idee che io personalmente apprezzo molto, quindi complimenti. Alcune considerazioni proprio a livello di flash. Primo, il programma è la continuazione, è la fase seconda del PISU. Il PISU era nato nel 2004, nel 2000 diciamo che era il 7 febbraio, siamo nati nel 2004, quando ci siamo posti il problema di inserire in qualche modo il resto del Piemonte nella programmazione europea, perché altrimenti i dati fino ad allora della programmazione europea andavano con gli indici statistici che automaticamente escludevano il territorio come Biellese, ma praticamente escludevano tutti i 7 capoluoghi di provincia al di fuori della città di Torino. In quella fase venne previsto il PISU come primo tentativo, in quel momento con una valenza anche fortemente edilizia. Certamente, devo dire che io avevo quel chiodo e quindi mi assumo la responsabilità nell'aver dato quell'impostazione. In quel momento ci furono dei vari progetti, devo dire che questa è una presentazione che tempo fa, tutte le realtà piemontesi erano le loro istanze, non tutti riuscirono ad andare avanti. Vorrei ricordare che Biella ha goduto, ad esempio, sul passato PISU di fondi residuali che sono arrivati sulla città, ma anche sui tetti di Europa, operazione edilizia di manutenzione. Quando si è arrivati a questa programmazione, io ho fatto la trattativa dell'ultima fase, nel 2013, con l'Unione Europea. Devo dire che l'Unione Europea ha puntato molto, perché è un problema di Biella, ma è un problema del vecchio continente, quello che stiamo vivendo. Qualcuno è già più avanti. Torino è più avanti perché ha vissuto la grande crisi 20 anni fa, quando abbiamo fatto il DOCUP 95-97, il primo del 96-98 o 99, che poi ha fatto il 2000-2006, allora era la prima volta che si interveniva con i fondi strutturali che erano nati per l'industria, per il settore culturale del recupero urbano. E infatti allora sulla città di Torino arrivarono i fondi di Urban, arrivarono e si fece, diciamo, la grande novità nazionale. Qual è stata? È stata per Torino. Quando nel 97 andai ad illustrare perché facevamo Venaria a Bruxelles i fondi dell'industria, una parte ci aveva presi per scemi. Io andai a illustrare portare il museo egizio a Venaria, e lì non perdo occasione di dire che il provincialismo dei torinesi fu tale che non portarono al museo egizio perché Venaria non è Torino. Glielo dico, lo ripeto quasi ogni giorno anche adesso con i torinesi, nel senso che dico, è come dire che l'Expo non si, di Milano non c'è stato l'Expo di Roma, questo sarebbe. Però il passaggio che c'è stato su questa programmazione è un passaggio importante, perché ci si è reso conto che nelle fasi precedenti i contenitori sono stati fatti, ma adesso si tratta di arrivare a un equilibrio di razionalità su realtà che non hanno più la pressione demografica e quindi che non hanno più, che hanno una facilità di comunicazione, di movimento, ma come pensiero e come movimento fisico. Signori, noi parliamo di avere fra 10 anni quasi 1 miliardo di persone nel mondo che si muovono, e di questo 1 miliardo almeno 700-800 milioni che vengono a fare un giro in Europa. E se vengono a fare un giro in Europa, dire che noi siamo in una situazione felice, perché tra Torino e Milano ci considerano Torino, ci considerano Milano, noi dobbiamo avere i meccanismi dell'attrazione. E qui vado sulla digressione che riguarda i siti bianchi. Avremo certamente bisogno di tutta un'altra serie di cose, altrimenti le ferrovie per arrivarci, le autostrade per arrivarci, io su questo sono un convinto, poi è andata come è andata, tutta una storia, e non è il caso di ritornare su questo. Quello che ritengo fondamentale e importante
però è avere raccolte le istanze. Io apprezzo molto quello 015 perché il concetto è forte, poi non deve essere tutta solo solidale, deve essere business, perché noi solidale può essere la partenza, però poi se vogliamo che viaggi, che vada avanti, se non vogliamo ritrovarci sempre a dover pompare qualcosa, deve essere di business. E la cultura, il turismo, là dove funziona è business. E il dovere del pubblico sarà regolarlo, valutarlo, correggerlo, intervenire. Però non dobbiamo pensare di dover fare un'operazione solo pubblica, perché se pensiamo di fare un'operazione solo pubblica siamo già fregati in partenza, cioè rischiamo di fare come il recupero dell'immobile che poi non sappiamo come utilizzare. Io ci credo perché forse è arrivato il momento di superare quelle divisioni tanti anni fa che ci hanno portato a non fare lo showroom di tutte le industrie biellesi. L'abbiamo cominciato, personalmente l'ho cominciato 4-5 volte nella mio divertimento amministrativo e politico. Ebbene, arrivare a quello significa far vivere, significa dare quel motivo di attrazione, quel brand attrazione, perché io vado lì? Vado lì perché c'è quello, poi vedo tutto il resto. Io domenico sono andato, non a Torino, ma sono andato a Martigny perché c'era la mostra di Picasso, ma ho visto tutto il resto. E Martigny ha 18.000 abitanti, quindi non è un posto proprio centralissimo nell'Europa, ma gli passano 2 milioni di persone all'anno. E alla mostra di Picasso, aperta da un po' di giorni, hanno una media di 700 persone al giorno, con punte di 3-4 mila al sabato e la domenica. Quindi vedete che la vera attrazione, in quel caso la produzione di grande, ha significato un significato forse.